Ciao a tutti e bentornati da Bear Strong. Quest'oggi vi parlo di una serie non proprio nuovissima. Non è recente, però è uscita l'anno scorso. Quindi alla fine non è per così tanto vecchia. È una serie Amazon Originals che ho visto casualmente su Prime Video e devo dirvi che mi ha piacevolmente colpito. Sto parlando di Tales from the Loop. La serie la possiamo definire una miniserie da 8 episodi, conclusa, che si ispira a delle opere illustrate da un artista svedese, di cui metto il nome nello schermo perché sinceramente non voglio avventurarmi nel pronunciarlo, e tra queste sue opere c'è un libro omonimo illustrato del 2014 e addirittura c'è un gioco da tavolo che è andato in campagna su Kickstarter l'anno scorso e dovrebbe uscire proprio durante il 2021. L'ideatore di questa serie è Nathaniel Halpern, però bisogna dire che in realtà è stato Matt Reeves che ha voluto questo adattamento. Matt Reeves è uno dei produttori esecutivi della serie, nonché anche regista della nuova trilogia del Pianeta delle Scimmie, Cloverfield, e di recente sta lavorando a un nuovo film di The Batman. Detto ciò, Tales from the Loop, di che cosa parla? Quindi, naturalmente, come vi dicevo, si ispira ai libri illustrati di questo artista svedese e devo dirvi che le scenografie sono abbastanza suggestive. In pratica, noi ci troviamo in una zona del mondo dove ci sono degli scienziati che lavorano sottoterra, lavorano al loop. Il loop è una sorta di laboratorio che si trova nel sottosuolo. In questo laboratorio si cerca di rendere l'impossibile possibile. E in ogni episodio noi vedremo che determinati congegni, abbastanza bizzarri, comunque rimarranno fuori, cioè rimarranno a disposizione delle persone all'esterno del loop e quindi succederanno cose di svariato tipo. Naturalmente io non voglio spoilerarvi anche se non è nuova la serie, è una serie che va scoperta. Che va scoperta andando avanti di episodio in episodio, che inizialmente magari questi sembreranno scollegati tra loro. Invece alcuni personaggi poi, magari che sono protagonisti di un episodio, li ritroveremo più avanti. Quindi comunque hanno un filo narrativo che va avanti di episodio in episodio. Le vicende però parzialmente si chiudono, poi naturalmente dipende da episodio in episodio. Quindi, alla fine parliamo di una serie che è fantascientifica, però drammatica. E mi ha colpito perché è una serie molto matura. Matura perché parla di temi abbastanza delicati. Abbiamo famiglia, amore, amicizia, tempo, vita, un po' tutti questi argomenti che poi, mano a mano durante la serie, sono protagonisti di vari episodi. Quindi, secondo me, è una serie che va vista. Magari non vedremo cose molto originali, però inserite in questo contesto, insieme a tutti gli altri elementi che magari abbiamo visto però in precedenza, assumono un altro significato, prendono un altro valore. Quindi, io vi consiglio di guardarla se ancora non l'avete fatto e se lo avete già fatto fatemi sapere nei commenti, sono molto curioso perché a me sinceramente molti episodi mi hanno fatto riflettere. Poi bisogna dire anche che come vi dicevo le scenografie sono pazzesche, sono meravigliose, anche la regia mi è piaciuta e il sonoro che è fantastico, la colonna sonora è molto molto bella. Però come vi dicevo è una serie abbastanza drammatica, quindi non per tutti, nonostante la sua componente di fantascienza, però come vi ribadisco, secondo me, visto i temi che tratta e il fatto che faccia abbastanza riflettere in determinati episodi, valga la pena di essere guardata fino alla fine. Detto ciò, il mio voto a Tales from the Loop è un 7,5.
Quindi commentate sotto, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, condividete sui vari social, seguitemi sulle mie pagine invece Instagram e Facebook, lascio il link giù in descrizione, e attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui video che caricherò sul canale. Detto ciò, quindi io vi saluto, a un mio prossimo video, ciao!